Il fungo strano di oggi è la Clavaria delphus pistillaris, un fungo a forma di clava conosciuto come mazza d'Ercole. È un fungo considerato da alcuni non commestibile, mentre molto apprezzato da altri, per via del suo sapore amarognolo, dato dal suo alto contenuto di pistillarina, che può provocare disturbi gastrointestinali se consumato non adeguatamente cotto. Recenti studi hanno dimostrato come la pistillarina abbia proprio attività antiossidanti, in grado di contrastare alcuni radicali liberi, ma oltre a questa è anche ricco di zinco e selenio, due importanti minerali. È un fungo tipico delle faggete di montagna, a forma tipicamente clavata, a volte cilindrica, con un'altezza che varia dai 5 ai 30 cm, mentre il suo diametro può essere di 2 o 6 cm. Il suo colore è giallo ocra scuro, ma anche brunastro. Lo si può trovare in numerosi gruppi o anche solitario. La sua carne è dura inizialmente, per poi diventare cedevole e spugnosa. Ha un odore nullo, mentre il sapore, come dicevamo, è amarognolo e marcatamente fungino. Vira il brunastro alla manipolazione. Una volta maturo, tende ad aprirsi per rilasciare le spore. Le sue spore sono bianche o leggermente giallastre. Il nome pistillaris deriva da pistillum, che in latino significa pestello, ed è un richiamo proprio alla sua forma. E voi lo avete mai incontrato durante le vostre passeggiate? Oppure avete incontrato altre specie dello stesso genere? Fatecelo sapere con un commento.